all'alba quando spunta il sole, la bella brutta d'ottobre, le grotte rose campagnole, si scendono le valli. Siamo qui alla festa dell'Attrebbiatura, all'agriturismo La Fonte, una giornata di divertimento all'insegna di prodotti del territorio e genuini, molto molto importante la sopravvivenza di queste tradizioni per un paese piccolo come il nostro. Un grazie a Sandro e Mariella per il lavoro che fanno, importante anche la rappresentanza delle famiglie numerose che testimoniano come sia molto importante anche, ripeto, per le comunità come le nostre, per i nostri territori, fare dei figli e far sì che essi restino nei nostri paesi. Siamo arrivati anche quest'anno alla 19ª Sagra del Logo Arrosto e la stanchezza di continuare ci si passa proprio per l'entusiasmo che ci dà anche la gente, che ci incoraggia a continuare sempre, diciamo, ripristinando i valori di una volta, ecco, sia nelle tradizioni della campagna così, sia nei pasti, proprio nelle cose che si mangiavano anticamente. Quindi quando c'era l'Attrebbiatura si faceva l'oca arrosto, perché l'oca si arriva a 4-5 kg e quindi mangiava e sfamava tanta gente. E poi abbiamo fatto anche i primi gnocchi, tagliatelle, pappardelle, le lasagne che chiamiamo appunto vincisgrassi, e poi anche i maccarù de Lovatti, che in dialetto sono dei maccheroni molto grandi che si facevano appunto sempre anticamente. Il valore importante è anche quello proprio del ritrovarsi, perché l'effetto Covid, l'effetto di questa malattia che pare non finisca, ci ha allontanato, non abbiamo visto più amici, parenti, e anche per i giovani e per gli anziani è stato un periodo molto pesante. E quindi adesso ripartire con un ritrovarsi e fare festa sembra proprio un risorgere in un certo qual modo.